ragazzi, qui è Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi, oggi con un nuovo episodio sulla serie di The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ragazzi, oggi andiamo avanti sul DLC di Mirak, ovvero il DLC, come si chiama? Sangue di Drago. Dragonborn mi dovrebbe chiamare, se non sbaglio. E raga, ho appena finito, cioè avevo spento che stavo sfidando un drago incredibile. Quindi ora sfideremo un drago e tanta roba, insomma. Però ragazzi, ho cambiato le luci della camera, ora sono bianche, non è più giallastra. Infatti ora si vede anche meglio ragazzi la facecam. Mi sono dato una manata sul naso incredibile. Ok ragazzi, siamo. Ecco il drago. Drago del sangue. Fermo, stronzo, che ti prendo. Pam. Ok raga, non siamo a Skyrim, ma siamo nell'altra terra. Ok. Stronzo, vieni qua. Preso. Ragazzi, sto morendo tantissimo. Come non ci fosse un domani, mettiamo subito una pozione della salute. Dov'è la pozione della salute? Dov'è? Cioè, ne ho usato più di una perché mi sono dovuto ricaricare tutta. Ragazzi, mi sta mettendo dura prova sto stronzo di drago. Ok, mettiamoci, ce l'ho già, no? Sì. Fusso roda, raga. Appena viene qua gli facciamo un fusso roda alla Madonna. Dai. Eccoti qua. E non l'ho preso mai nella vita. Ok, raga, è ora di fargli male con un po' di spada e scudo. Vai. Vediamo cosa fai adesso. Bam. 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 Ah, va a cagare, va. Taci. Bam. 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 Armatura pesante 1,45. Ucciso. Ma chi è che mi rompe le palle? Oh, ma che abbiamo fatto io a voi? Oh, oh. No, ma sono dei figli di puttana! Ma che figli di puttana! Che figli di puttana! Ma incredibili! Raga, devo rifarmi il drago, sti bastardi! Ma chi vi ha rotto le palle a voi? Ma chi? Qualcuno mi aiuti! Sì, ma te la ficco in culo la freccia! Altro che aiuti! Cioè, raga, ma infatti... Non ci posso credere! No, resisti. Merda, raga, siamo morti praticamente. Aiuto. Merda, devo mettermi subito, raga, una pozione di cura. Ok. Non è che sto sta armatura nanica, raga, che mi protegge quasi tanto. Cioè, mi protegge tantissimo. Oda! Piace! Stronzone! Vieni qua! Sto drago di... Raga, dai, ce l'avevo fatta! Quello mi ha ucciso, sto stronzo! Merda! Sì! E ti ho ripreso! Vai, raga, con calma ce la facciamo, eh! Vai. Ok. Ma no, contro il fungo. Ah, minchia, quanta portata c'ha il suo fuoco. E mo mi hai rotto le palle. Spadone, ragazzi, va di spadone. Vai, spadone nanico. Bam! Bam! Sbam! Sboom! Sì, non ce l'ho fatta, credo che ero morto, raga. Bam! Ok. Oro, osso di drago, scale di drago, frecce. Però ragazze, qua non posso prenderle. O meglio, posso. Però ne prendo solo due a testa perché sono ragazze non troppo. Non riesco col peso. Ok. Drago di merda. Dammi la tua anima.
Ok. Perché infatti, raga, per andare avanti col DLC mi serviva un'altra anima di un drago, perché sennò non potevo fare l'urlo. Ok, e in teoria ora posso farlo, perché non potevo fare l'urlo di Mirak. Che figo. Sì, anzi, prima l'hanno ucciso. Perché ce l'avevate con me, me lo dovete spiegare. Comunque niente, raga, usiamo l'incantesimo di cura, perché mi devo curare. Vai. Ottimo. Prendiamo ancora il nostro scudo e ci dirigiamo verso la prossima missione. Almeno spero che posso farlo adesso l'urlo, perché mi diceva che evocazione, recupero, urli. No, raga, vedete? Per utilizzare un urlo è necessario sbloccarlo con l'anima di un drago. Che vuol dire? Ah, sblocca. Ah, ok, dovevo sbloccarla così. Ah, ok. Comunque, raga, ora possiamo andare avanti nel DLC, nella storia principale del DLC. Dragonborn, mi pare si chiama così. Ok, qua, raga, c'è, come vedete, una sorta di luce verde, dove noi dobbiamo andare qua, praticamente, o meglio. Aspettate, fatemi controllare. No, dobbiamo andare qua, raga. Quindi facciamo il viaggio rapido fino a qua. Cos'è sto schifo? Vabbè, facciamo il viaggio rapido fin lì, raga, e vediamo un po' cosa possiamo fare con il Tuhum. Piega a volontà. Boh, raga, non mi ricordo. Ok, raga, eccoci qui arrivati. Pietra dei venti. Se noi facciamo adesso così, esatto, succede qualcosa. Oddio. Che è? Oh, abissale. E chi è questo? Raga, non gli tolgo un cazzo. Aspettate, non gli tolgo niente, raga. Oddio mio, forza inesorabile, vai. Raga, non gli tolgo niente. Ma vai a quel paese. Bam. Cioè, oddio, non gli tolgo niente, non è del tutto esatto, però è comunque, raga, un degno avversario. Usiamo le fiamme, vediamo se qualcosa gli facciamo, ma quasi niente. Ok, se qualcuno mi aiutasse. Qua è pieno di gente, ma non mi aiuta. Oh, madonna. E tanto il fuoco, ragazzi, li provoca danno continuo. È quasi morto, dai. Morto, bella. E lui c'ha oro, collana d'argento con smeraldo e collana del cavaliere minore. Grazie. Ok, parla con Stan. Ho letto bene. Con Storn Stan. Che cazzo è? Ok, raga, dobbiamo tornare a un accampamento di una tribù, che ora non mi ricordo, degli Skull, appunto, raga. Questa tribù che ha chiesto il mio aiuto contro Mirak, raga. Quindi taglio, ci vediamo direttamente là, visto che è un bel viaggetto. Ok, raga, eccoci qua, siamo tornati. E devo andare precisamente in questa capanna, che è la capanna dello sciamano. Ragazzi, noi abbiamo aiutato la figlia dello sciamano nel tempio di Mirak, era in difficoltà, ragazzi. Insieme abbiamo esplorato la caverna di Mirak, il tempio. E appunto ora siamo amici degli Skull e di conseguenza del capo degli Skull, che è lo sciamano, e di sua figlia. Infatti qua stanno dormendo lui e questa Freya, che è sua figlia. Però stanno dormendo, io non voglio svegliarli così. Vabbè, raga, nessun problema, facciamo così e aspettiamo 10 ore. Vai. Le 2 di notte, le 3 di notte, le 4 di notte, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ok, sono le 9 di mattina. Infatti si stanno svegliando. Buongiorno. Posso parlarti? Qualcuno che può aiutarci. L'aria è diversa. Siamo al sicuro.
Il che significa che hai compiuto l'impresa. Sì, la tua gente è libera. Così sia. Hai dimostrato di essere un alleato degli Skaal, e gli Skaal saranno dunque tuoi alleati. Ottimo. Ora cosa facciamo? Se hai liberato la pietra dei venti e spezzato il maleficio sulla mia gente, forse puoi fare lo stesso per il resto di Solstheim. Dubito che potrebbe arrestare completamente l'incedere di Mirak, ma potrebbe rallentarlo. Ok, non è sufficiente, devo fermare Mirak subito. Non posso aiutarti, qui nessuno può. Serve la stessa conoscenza appresa da Mirak. Devi scoprire di più riguardo questo libro nero. Ok, dimmi di più riguardo a questo libro. Ce l'aveva Mirak? Non sembra riguardare il culto del drago. Era un oggetto oscuro, innaturale. Io non oserei mai averci a che fare. Ma il mago elfo scuro, Neloth, venne da noi tempo fa con domande sui libri neri. Ritengo che la sua conoscenza a riguardo sia notevole, forse anche troppo. Vai a cercarlo, verso sud, e fai attenzione, sangue di drago. Ci sono all'opera forze sconosciute. Ok, vecchio, grazie mille. Cosa sai su questi libri neri? Perché pensi che Neloth possa aiutarmi a trovare i libri neri? Oh, raga, mi fa un cazzo, andiamo da... L'oscurità non ti avvelena. Se lui mi manda da Neloth, è sicuro di quello che dice, non penso che mi manda a caso. Ciao, gnocca. Sono anni che seguo gli insegnamenti di Storm per comprenderne la dottrina. Vabbè, raga, io vado. Andiamo. Qui dobbiamo andare da Neloth, questo elfo oscuro. Perché mi metto un po' indietro, ok. Questo elfo oscuro. Oh, che bel tempo oggi. E come mai non nevica? Miracolo. Ok. Raga, facciamo un salvataggio rapido. Perfetto. E niente. Vediamo un po' dove dobbiamo andare adesso. Dobbiamo andare... Dove? Raga, vi ricordo che questa è l'isola del DLC. Non siamo proprio a Skyrim, eh? È un'altra isola questa, un'altra location. Parla con Neloth. Ah, ok, dovevamo andare dove eravamo all'inizio del video, dove abbiamo affrontato il drago praticamente, raga, dove c'erano i funghi casupole praticamente, una figata, la terra dei funghi. E però, raga, qua c'è la pietra dei venti completato, ok. Però c'era un'altra pietra qua vicino, se non dico cagate. Pietra dell'acqua, infatti, però non l'ho ancora scoperta. Però avevo scoperto un'altra... Questo è il tempio di Mirak. Infatti, questa, pietra della terra, raga. Andiamoci perché voglio liberare anche quella. Qui dobbiamo usare l'urlo e far uscire l'abissale, quella creatura assurda, ucciderla e liberare così la gente che è in trappola dal potere di Mirak. Mirak. Peraltro, ragazzi, Mirak mi viene in mente Marik, quello di Yu-Gi-Oh! Cioè, è una cosa assurda. È uguale il nome, praticamente, quasi. Ok, raga, equipaggiamoci ancora l'urlo. Piega volontà. Lontano e da noi. Facciamolo. Ok, raga, prepariamoci a combattere. Perché ora uscirà la creatura dal... Eccolo, vai. Mamma, mamma. Raga, ma aspettate, mi è venuta in mente un'idea. E se io da lontano con l'arco gli faccio il culo? Ok, gli faccio male. Effettivamente. Merda. Non pensavo fosse così veloce. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Aia. Bastardo. Arceria 46. Ottimo. Minchia, raga, mi sta facendo malissimo qua, eh. Merda. Ah. Cos'è? C'è qualcosa dietro. Ma che cazzo c'ho dietro? Aspettate. Ok, devo curarmi assolutamente. Usa la cura, veloce. Non ci posso un domani. Ok. Perché ce ne sono due? What? Ok, ma mi hai rotto le palle. Cioè, effettivamente, fiamme.
Ma crepato. Ma sono in due, raga. Cazzo, sono due. Via, aiutatemi voi. Non fate... Madonna, il signore. Ok. Bruciate, schifosi. Anzi, guarda cosa faccio. Doppia fiamma, non una. Vai, vai, che stiamo facendo malissimo. Sì, grande amico mio, mi hai aiutato, grazie di cuore. Attenzione con quelle fiamme, a meno che tu non voglia appiccare un incendio. Intanto sono una per me. Frecce elfiche. Che belle, non le avevo mai viste. Ok. Anello d'oro con diamante, minchia, 900. Anche questo, minchia, raga. Questo è il territorio della casa. Ok, raga, abbiamo liberato anche questo. Infatti adesso andiamo sulla mappa, c'è scritto completato. Esatto. Figo, figo, anche queste missioncine secondarie. Anche qua ce n'era uno. Infatti, pietra del sole, raga. Andiamoci immediatamente. Quindi facciamo queste tre pietre, ragazzi, poi... Perché mi sa che sono tre in totale, sono dico cagate. Vabbè, ce ne saranno alcune che non ho ancora scoperto. Però, raga, in questo video ci occuperemo solo di queste tre pietre. Attenti che mo risorge il bestione. Vedi l'arco. Antico arco nord flessibile. Vai. Dov'è? Eccolo qui, il nostro amico. Preso. Preso. Minchia, raga, gli tolgo un bordello. Buono, preso ancora. Preso. Preso. Mancato. Dov'è sto stronzo? Vieni qua, fatti vedere. Bam! Mancato. Preso. Oddio! Bastardo schifoso. Preso. Ok, raga, prendiamo lo spadone nanico e andiamole a fargli il culo. Attacco! Oddio. Spam! Raga, in terza persona non riesco. Bam! 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 Oddio, bon. Bam! Schifoso pezzo di merda. Aiuto! Oh, hai rotto le palle. Vieni qua, ti faccio il culo. Boom! Quanto ho preso, eh. Bam! Bam! Oddio, no! Sto morendo! Pozioni. Pozioni di cura. Pozioni di cura copiosa. Buono. Ultimo colpo. Bam! E sei morto. Grandissimo, raga. Oro. Anello del brandiere maggiore. Gli attacchi a una mano infliggono danni maggiore. Buono questo. Raga, è forte il suo spadone nanico. Però devo imparare bene a... Cioè, devo abituarmi a usarlo. Perché le armi a due mani sono difficili da... Cos'è che sta succedendo qua? Ma chi è? Ma chi è sto qua? Ma muori! Pronta! Mamma mia! Pronta! Sei ancora uno spiritoso adesso che sei morto? Oddio, scomparso. Ah, rilascia... Un ricalco grezzo. Buono. Davvero buono. Ok. Raga, terminata anche questa pietra. Sono tutti morti, tra l'altro. Idromele, oro. Corazza d'ossa fusa. Armatura 46? Minchia. E me li prendo questi, sono buoni. Ok, ragazzi, ho abbandonato tutte queste cose per terra e ci sono. Io proverei l'armatura che abbiamo appena raccolto perché sembra veramente... Cioè, sembra veramente possente, raga. Io non vorrei sbagliarmi. Ma una corazza con un'armatura 46 è buono, eh. Cioè, voglio dire, la mia c'ha 52 ma è potenziata. Quindi... Oh, raga, io la provo, vediamo un po' com'è. Oddio, raga, non è malaccio, eh.
Però diciamo che non mi piace. Perfetto ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate ragazzi, ci vediamo al prossimo video e bella!